La laguna di Varano, i Pannoni, la grotta di San Michele, l'idroscalo, Ivo Monti, le foci di Capoiale e Varano, il centro storico. Questi sono i luoghi. 17 milioni di euro sono i soldi. Una pioggia di finanziamenti in un comune del Gargano di poco più di 7.000 abitanti, capofila delle aree interne. Soldi che devono essere spesi per progettare, riqualificare i luoghi e creare opportunità di crescita del territorio. Eppure 7 mesi fa, mentre sta ancora scendendo questa pioggia di finanziamenti, la popolazione sceglie di cambiare la squadra amministrativa. Va a casa il primo cittadino, Claudio Costanzucci, e si insedia Michele Di Pumpo. Nuovo sindaco e nuova giunta, nuovo gruppo di lavoro, ma i 17 milioni di euro già intercettati da spendere restano. I progetti devono essere finalizzati, diversamente si perderanno i soldi o dovranno essere restituiti i finanziamenti ottenuti. Eppure a Cagnano non si ha la sensazione che si stia camminando in continuità. Claudio Costanzucci, ex sindaco di Cagnano Varano, un passaggio di mano recentissimo, 6-7 mesi. La nuova amministrazione ha preso le consegne dall'amministrazione precedente. C'è un po' di scontento, c'è un po' di immobilismo rispetto ai progetti che erano partiti e che sembrano bloccati, sembrano fermi, nonostante tanti fondi siano arrivati a Cagnano Varano, siano stati intercettati e devono essere spesi sul territorio. Sì, noi in quei 5 anni con la nostra amministrazione abbiamo insomma ricevuto quasi 17 milioni di euro, quindi non poco. Alcuni fondi sono arrivati naturalmente in corso d'opera e quindi stavamo per iniziare, molti li avevamo anche appaltati, altri li abbiamo proprio realizzati. E il problema è vedere tantissimi finanziamenti che sono rimasti ancora fermi, bloccati, e non c'è scusa che tenga, non c'è Covid che tenga, perché negli altri comuni le attività sono andate avanti lo stesso. Il blocco del Covid c'è stato a marzo-aprile, in cui le aziende davvero non hanno potuto lavorare, ma vedere veramente tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi mesi, perdere tempo e rimanere in stallo, un comune in stallo, è una cosa che dispiace di più, al di là, ripeto, delle scelte legittime da parte di chi ha voluto questa amministrazione. E quindi io mi auguro, da ex sindaco, ma soprattutto da cittadino di Cagnano Varano, che quanto è stato seminato venga coltivato e raccolto, perché obiettivamente i segnali che vediamo sono preoccupanti, anche perché passando i mesi, passando gli anni, e noi abbiamo visto cosa succede, cioè alcuni finanziamenti o anche alcune risorse che c'erano a disposizione, poi quando passano gli anni non sono più sufficienti per fare quelle opere, quindi poi si rischia di abbandonarli, cosa che è successo, oppure di ridimensionarli, cosa che è successo ad esempio per altre opere. Una di queste è proprio la piazza di Capoiale, tanto attesa, è un finanziamento di ormai 17 anni fa, un mutuo iniziato nel 2008, un finanziamento pubblico, e purtroppo quest'estate, o meglio, avevamo iniziato lì addirittura tutto appaltato, tutto iniziato, i lavori già iniziati, poi bloccati perché c'è stata una denuncia su una questione riguardante un serbatoio che non era stato bonificato parliamo di cose di 15 anni fa, e che è servito soltanto in campagna elettorale a far bloccare i lavori, che sono ancora fermi adesso, e sono opere che le persone, che i cittadini aspettano veramente da anni. E questo è il rammarico più grosso, come anche altre opere, anche qui ancora devono essere completate, anche opere in cui interviene il parco dal punto di vista del finanziamento. È veramente un grosso rammarico. Abbiamo fondi sulla rigenerazione urbana che devono essere spesi ancora, solo un lavoro è in corso, altri due iniziato da noi, altri due sono fermi. E veramente io spero davvero che ci sia uno scatto anche di orgoglio da parte di questi amministratori, perché le risorse ci sono, i fondi sono disponibili, ci sono tutte le condizioni per poter procedere, mandare avanti i lavori che devono essere completati. 5 anni importanti, eppure la comunità di Cagnano Varano ha deciso di cambiare, di non farvi continuare a lavorare, ma di cambiare squadra al comando. Come mai? Sono le scelte democratiche, ci sono tante dinamiche a livello locale
che sappiamo non sempre sono correlate a quello che un'amministrazione ha prodotto negli anni, nei mesi in cui ha lavorato, e quindi ci sono altre dinamiche che conosciamo nelle piccole dinamiche sociali, comportamentali, dinamiche di vario genere, dinamiche legate a scelte anche familiari, oppure a scelte, come dire, politiche tra virgolette, in cui diciamo l'unica finalità è muoia Sansone con tutti i filistei, e quindi più a distruggere che a costruire, perché se uno ha un progetto, lo propone, allora ben vengano anche 50 liste, ma quando ci sono poi anche delle liste che vengono costruite soltanto per creare danni ad altri, allora lì si perde anche il senso della comunità, perché è soltanto una finalizzazione, come dire, o solamente piccole vendette strumentali, quindi obiettivamente, e quindi è naturale che possa avvenire anche questo. Ecco. Lei è stato sindaco di questa comunità, ma com'è il tessuto sociale a Cagnano? Allora, è una realtà sicuramente difficile, come tutte le realtà del Sud Italia e del Gargano. Noi abbiamo cercato, come dire, di creare le condizioni perché poi negli anni ci siano opportunità per rimanere. Una di queste era il piano costa, cioè fare in modo che qualcuno potesse investire sulle spiagge, oppure cercare di avviare un processo come quello che era stato avviato per San Nicola in Buti, farla diventare un centro, far rinascere quella realtà. E questo è l'altro elemento preoccupante, perché è completamente fermo, lì va seguito in maniera costante col Ministero e è incalzato il Ministero per fare in modo che quella realtà rinasca con l'aiuto degli enti istituzionali che se ne occupano, oppure venga passata completamente al Comune. E quindi è un tessuto sociale forte, abituato a lavorare, e qui abbiamo una comunità di mitilicoltori importanti, ci sono le condizioni per poter andare avanti. Certo, c'è bisogno anche di crescere dal punto di vista sia della tutela ambientale, sia della, come dire, anche della capacità di stare insieme, ma questo, diciamo, non è un problema solo di Cagnano, è un problema che abbiamo in generale. Quindi le condizioni per poter fare tutto questo ci sono. Certo è, Cagnano ha visto uno spopolamento negli ultimi anni importante, come anche gli altri comuni. È uno dei comuni che purtroppo ha subito nei decenni scorsi, fino a 5-6 anni fa, uno spopolamento importante. È uno dei motivi per cui siamo anche capofila delle aree interne. Altri finanziamenti importanti che stanno già arrivando e che grazie a un lavoro in cui il Comune di Cagnano Varano è stato capofila, si sta già, c'è un ITS adesso aperto già che sta lavorando parecchio, sta portando modernità, sinergia, giovani soprattutto a lavorare sul territorio, recuperando anche quelle che sono le tradizioni. Ma è stata una scelta fortemente voluta dai sindaci, proprio quella di investire molto sull'istruzione e sulla formazione, perché diventa, diciamo, l'elemento essenziale per la rinascita di un territorio, avere giovani che siano formati, magari fanno anche esperienze poi all'estero, fuori, ma che possano ritornare e mettere a frutto le loro competenze partendo da un livello di preparazione elevato, è una delle aspirazioni del territorio. Certo c'è bisogno di crescere da questo punto di vista, e le opportunità ci sono. Non si nasconde il fatto che ci siano molti che decidono di andare via perché la situazione economica non è delle migliori, però ecco, compito di un'istituzione è quella di creare le condizioni, non può creare lavoro, può creare le condizioni per cui, ecco, il fatto di esserci una piazza, di poter riattivare, lì ci sono altri due finanziamenti, perché noi abbiamo puntato molto su quell'aspetto, sulla rinascita della zona di Foce Capoiale e di San Nicola in Buti, due finanziamenti già ricevuti, come un terzo anche del parco, la famosa pista ciclabile. 2 milioni di euro, 10 chilometri che collegheranno Foce Varano e Foce Capoiale, quindi con il comune di Schitella in collaborazione col parco. Ma anche altre due opere, proprio una del parco è una passerella diciamo per la rigenerazione ambientale dell'area proprio lì lagunare vicino al canale, come anche di un lungo lago lì, sempre con i finanziamenti della regione, grazie al fatto di essere area interna. Quindi
c'è ancora veramente c'è tanto da fare già con quello che abbiamo lasciato. Poi ci auguriamo anche che l'amministrazione attuale, ecco, riesca a intercettare ulteriori fondi. Per importante anche il ruolo del parco del Gargano. Il ruolo del parco è sicuramente importante per tutto il territorio. Mettere a frutto risorse, quelle sono risorse del Ministero dell'Ambiente proprio per, diciamo, per creare le condizioni anche di uno sviluppo sostenibile del territorio. Sono quei fondi che il Ministero ha dato a tutti i parchi. Ecco, noi come direttivo all'epoca, quando ero anche nel direttivo, abbiamo deciso di fare una serie di investimenti sul territorio, ma finalizzati a quello che erano gli obiettivi di quei fondi. Una di queste importante è proprio la pista ciclabile. La possibilità di andare in sicurezza su tutto l'istmo è importante, non solo durante il diciamo dal punto di vista turistico, ma anche dal punto di vista della mobilità, perché molti cittadini che vivono in quelle realtà, il fatto di fare un percorso anche a piedi su una provinciale pericolosissima, perché è tutta rettilinea dove si corre purtroppo, è importante anche per la viabilità quotidiana, insomma, durante l'estate soprattutto. Durante il suo mandato la comunità di Cagnano Varano è stata scossa anche da un episodio di cronaca molto brutto. Che ricordo ha di quel momento? Sicuramente è stato il momento più buio, più difficile da sindaco, più buio di tutta la comunità. Io in quel giorno, in quel momento mi trovavo a Foggia e sono rientrato immediatamente, ero per impegni personali, sono rientrato immediatamente e obiettivamente è stata uno shock per tutta la comunità, al quale però abbiamo cercato di reagire con la giusta attenzione che si deve a un episodio del genere, anche come segnale, ecco perché abbiamo voluto poi intitolare il palazzetto dello sport al compianto maresciallo Di Gennaro. Piccolo gesto, ma un gesto significativo, perché all'entrata del paese è un luogo di sport per i ragazzi, quindi i ragazzi avranno la possibilità di ricordare sempre a chi è intitolato questa struttura sportiva, e quindi siccome poi anche il maresciallo ha avuto modo di conoscere la famiglia, il maresciallo era diciamo anche nel mondo del volontariato, era appassionato anche di sport, quindi avrebbe visto con piacere anche questa scelta. È stata una scelta che poi ha condiviso tutto il consiglio comunale, l'abbiamo proposta ma è stato condiviso da tutti quanti. Cos'è cambiato da allora dal punto di vista della legalità? Una coscienza più attiva, più forte? È difficile rispondere a queste domande, in una realtà è molto difficile. Certo, ecco, noi abbiamo anche fra le tante iniziative anche c'è una videosorveglianza su Cagnano Varano ormai attiva già da diversi mesi, da quest'estate. Questo è, come dire, un aiuto anche al controllo del territorio. C'è stato sicuramente un'attenzione maggiore da parte delle forze dell'ordine e un presidio del territorio importante, grazie, ripeto, a tutto il comando dei carabinieri, provinciale, anche qui territoriale, sicuramente c'è una maggiore attenzione. Il modo migliore è quello di prevenire tutto ciò, e la prevenzione viene sicuramente dalle condizioni lavorative migliori, dall'educazione, dall'istruzione, quindi sono elementi fondamentali per prevenire tutto questo. Io penso che questo shock abbia comunque fatto riacquisire anche una certa consapevolezza da parte di tutti quanti, quindi sono convinto che passi avanti sono stati fatti anche in quella direzione. Sono tanti i fondi che sono arrivati su Cagnano Varano, l'amministrazione da poco è cambiata, 7 mesi, quindi per portare avanti i progetti è necessaria una continuità fra il passato e il presente. L'ex assessore alla cultura, c'è questa continuità? No, assolutamente no. Non c'è nessuna possibilità di collaborare con l'attuale amministrazione, che sembra avere l'unico desiderio di cancellare con un colpo di spugna i 5 anni di amministrazione Costanzucci, che pure hanno portato notevoli miglioramenti alla nostra comunità e soprattutto hanno portato finanziamenti per oltre 12 milioni di euro che attendono dei procedimenti affinché possano essere utilizzati, e se non vengono rispettati i tempi dati dai vari enti, questi finanziamenti rischiano addirittura di essere revocati. E quindi il nostro rammarico, il nostro dispiacere è proprio vedere
questa mancanza di continuità tra la precedente amministrazione e l'attuale per il bene della comunità, per portare a termine un lavoro duro che è stato fatto dalla precedente amministrazione e che possa mettere a disposizione dei cittadini di Cagnano tutta una serie di servizi e di miglioramenti che altrimenti andranno perduti. Ed è emblematico il caso della scuola media, 4 milioni di euro per un lavoro appaltato pronto per partire che non si capisce per quale motivo invece sia bloccato. Continue segnalazioni dalla regione vengono a nostra conoscenza proprio perché anche da parte loro c'è l'esigenza di sapere per quale motivo è tutto bloccato, dalla piazza di Capoiale alla scuola media, ai lavori già appaltati in cantiere, tutto fermo. Una grande fatica per reperire questi fondi, lei era ex vice sindaco nell'amministrazione Costanzucci e l'esigenza di spenderli, altrimenti verranno persi. L'episodio, il caso della scuola media è solo uno, ci sono altri casi emblematici? Sì, certamente, ci sono per esempio le opere finanziate attraverso il progetto Aree Interne, sono la ristrutturazione del vecchio mendicomio e la riqualificazione del vecchio municipio. Ci sono i lavori appunto finanziati col CIS, contratto di sviluppo per il Sud, poi ci sono ancora altri progetti, il finanziamento che abbiamo ottenuto per la riqualificazione della grotta di San Michele, il finanziamento che abbiamo ottenuto dalla Regione per la costruzione delle scuole medie, e purtroppo appunto non c'è continuità. A dire dell'attuale amministrazione mancano i documenti. Per noi è una scusa ridicola, infondata. Siamo nel 2021, tutti i rapporti, tutte le comunicazioni tra gli enti e i vari organi che hanno finanziato queste opere sono ormai computerizzate. C'è un protocollo in entrata e un protocollo in uscita. Quindi sono delle scuse per giustificare questa inattività dell'amministrazione, visto che hanno anche un ufficio tecnico che è sotto organico. E abbiamo un tecnico che viene uno o due giorni a settimana e quindi non riescono a portare avanti questi progetti. Sono continue anche le lamentele dei cittadini, perché oltre ai progetti un'amministrazione si deve occupare anche della quotidianità, delle varie autorizzazioni, delle varie problematiche che possono avere i singoli cittadini, e molte persone si lamentano proprio perché quando si portano in comune trovano un ufficio tecnico che non si mette a disposizione, e quindi siamo fortemente preoccupati. Come dico sempre ai miei collaboratori, noi vogliamo fare un'opposizione onesta, credibile, non vogliamo strumentalizzare nessuna notizia, nessun evento, però ci attendiamo appunto che l'attuale amministrazione porti avanti i nostri progetti, perché noi abbiamo lavorato per il bene della nostra comunità. E voglio precisare un aspetto importantissimo. Mentre loro appunto hanno trovato tutti questi finanziamenti, quindi possono lavorare e possono continuare a produrre per il nostro paese, noi 5 anni fa, nel 2015, non abbiamo trovato un finanziamento. Ci siamo dovuto cercarli questi soldi. Ci siamo rimboccati le maniche, grazie ai miei collaboratori, agli assessori, ai consiglieri, al nostro sindaco che è stato capace di sedersi al tavolo delle istituzioni, siamo stati capaci di reperire molti finanziamenti e tanto abbiamo prodotto. Poi è chiaro che il finanziamento lo intercetto e poi ci vogliono gli anni, quindi alcune opere siamo riusciti a terminarle, altre erano in cantiere. Ci dispiace non aver potuto dare continuità a questo nostro progetto, però oggi ci aspettiamo che sia l'attuale amministrazione a produrre quello che noi abbiamo seminato. Una comunità forte, abituata a lavorare, ma introversa, tutta chiusa in se stessa. Ci sono le condizioni per stare bene e crescere? Sicuramente sì, ma la crescita deve riguardare da un lato la tutela e la valorizzazione ambientale, dall'altro la capacità di stare insieme. Cagnano ha già vissuto uno spopolamento importante nei decenni scorsi ed è uno dei motivi per cui è capofila delle aree interne. Altri fondi sono destinati ad arrivare, eppure il tessuto sociale è difficile, chiuso, ostile. Leonarda Crisetti Grimaldi è una ricercatrice locale che ha cercato di recuperare la memoria storica di Cagnano, che altri prima di lei non hanno sentito il bisogno di scrivere.
Leonarda Crisetti, per tanti anni insegnante ma soprattutto ricercatrice, attenta conoscitrice dell'antropologia della comunità di Cagnano Varano. Insomma, penso che possa dirsi così, possiate definirmi così, perché la mia premura è stata proprio andare alla ricerca della nostra memoria storica, anche perché qui a Cagnano Varano poche persone si sono spese a raccontare quello che eravamo. E come insegnante di scuola elementare ho sentito il bisogno di far conoscere agli alunni la nostra storia, anche per fare dei parallelismi tra quello che si studiava nei libri di testo e per rendere più accattivante lo studio della storia, perché i libri sono sempre freddi, invece i saperi caldi, ecco quelli che sono del territorio, trovano sempre più, suscitano più interesse. Che cosa ha scoperto nelle sue ricerche? Abbiamo scoperto tante realtà. Innanzitutto che Cagnano è caratterizzato da due culture, una cultura contadina e un'altra lagunare della pesca, perché il nostro territorio, anche se è nel Gargano Nord, in realtà poi si addentra fino al cuore del Gargano. Sono 165 chilometri quadri il nostro territorio, che comprende anche i tre quarti del lago a nord, quindi il lago, abbiamo questa bellezza e questa grande risorsa economica che è stata appunto la pesca. E invece a sud abbiamo un anfiteatro di colline, di altipiani, dove hanno lavorato tanto i braccianti, quindi ho scoperto il lavoro duro, faticoso di uomini e donne, perché le donne cagnanesi, a differenza delle altre, per esempio di Carpino, di San Nicandro, anche di San Marco, perché quando insegnavo al liceo abbiamo fatto un'indagine sulle donne, quindi ci siamo recati dalle nonne a chiedere come un po' a indagare sulla loro storia di vita. E una signora di San Marco proprio disse, una nonna originaria di San Marco, diceva: noi non eravamo come le cagnanesi, quelle a piedi si facevano chilometri e chilometri per raggiungere le contrade del bosco, dove andavano a zappare, persino a mietere, a spigolare, a mietere, insomma hanno fatto di tutto. Quindi, donne dalla tempra forte. Sì, delle donne, come disse un mio conterraneo, la donna di Cagnano merita un monumento. E tra le donne, un altro ricordo è quello della signora Carolina, che nel 1941 ha partecipato allo sciopero per la fame, perché i mariti in guerra, all'epoca tutto il cibo era razionato, anche gli agricoltori potevano avere il prodotto della semina, non lo gestivano completamente, metà lo dovevano dare all'ammasso, quindi al comune, e parte restava a loro. E con 150 grammi di pane, che veniva poi la razione giornaliera, non riuscivano a campare. Qui poi ci stava, nell'epoca del fascismo, spadroneggiavano i podestà, i signorotti locali. E a un certo punto c'è stata proprio una sommossa. Pensate, 400 donne sono andate in comune a fare questa, a insorgere, a protestare perché avevano fame. E si racconta anche, ecco, secondo qualcuno, le donne hanno protestato anche perché all'inizio questi che comandavano volevano delle, diciamo, prestazioni anche sessuali addirittura. E pare che una di queste donne, quando è andata in comune, gli ha afferrato i testicoli al segretario, insomma, c'è stata proprio una battaglia, una cosa veramente fuori del comune, tant'è vero che poi tante donne sono state arrestate e su 400 però solo 12 sono andate in carcere,
E in questo carcere è andata a finire la signora Carolina, come dicevo prima, che mi ha raccontato questa Questa esperienza, questa testimonianza, sì, testimonianza. questa. Quindi, durante la guerra, insomma, le donne si sono fatte carico di tutta l'azienda familiare, hanno lavorato anche nei campi e si sono sostituite ai maschi. Un'altra signora singolare è stata Giovannina Teopista, che sarebbe la zia del sindaco Dell'ex sindaco. Costanzucci, era comunista. Questa donna era maestra, ma non ha insegnato negli anni del fascismo perché non si è voluta tesserare. All'epoca solo chi aveva la tessera al Partito Nazionale Fascista poteva occupare i posti pubblici e lei, per non rinunciare alla propria fede, perché allora c'era l'ideologia Forte. politica, era forte, sì. Era una compagna da giovane col padre, il padre ha origini eschitellane, andava nelle grotte, si riunivano con i compagni, Molto attiva, sì. quindi. È riuscita comunque a farla franca perché non si è fatta arrestare, probabilmente. Poi loro lì abitavano nel centro storico. Il nostro centro storico lo chiamano Luca Wood, Che vuol dire? che all'origine, devo dire, non che abbia preso un abbaglio, è che intervistando uno dei signori istruiti del posto, un dottore, il cui papà è stato anche podestà nell'epoca del fascio, e mi aveva detto che si chiamava Cavuto perché le case erano piccole, come un buco. Cavuto significa buco letteralmente. E per diversi anni ho creduto a questa storia. E Invece? invece poi, mentre andavo avanti con le mie ricerche, in un documento circa intorno all'Ottocento, sì, l'epoca napoleonica, insomma, trovo scritto che sono arrivati dei militari da San Marco e sono entrati attraverso Luca Wood, tra parentesi, l'antica porta. Quindi Caute era una delle Un antiche ingresso. porte, che stavano nel muro di cinta del vecchio abitato. E dunque in questo quartiere abitava anche la signora. Poi il termine è stato esteso dal A tutto il centro particolare a tutto storico. quanto il centro, ma non è che tutto il centro storico coincida con Luca Wood. Quindi questa signora poi là, ecco, dove abitava, ecco, mi raccontava la cognata che sono andata a intervistare e mi ha detto che loro avevano comprato la prima radio. E accendevano per far sapere, ma si radunavano le persone là vicino per avere notizie della guerra, come andavano le cose. E però dovevano essere molto guardinghi perché arrivavano poi le guardie, arrivava qualcuno ruffianava e quindi dovevano subito, si disperdevano, insomma, per non farsi arrestare. Quindi ne è uscita fuori. È stata assessora poi nel dopoguerra e quando ha Assessore fatto all'istruzione. un bel comizio, invitando le donne, ecco, inizia così, proletari, dice: non vi fidate di queste persone, ricordate che loro vestivano abiti di vigogne, voi andavate invece scalzi, voi eravate mise, insomma, li sollecitava al cambiamento. È un cambiamento che però stenta a decollare, devo dire la verità. Leonarda, lei ha Però scritto tantissimi libri, stiamo vedendo un patrimonio incredibile di ricerca, ma dal suo osservatorio attento alle caratteristiche umane, antropologiche, com'è cambiato l'abitante di Cagnano in tutti questi anni? Oggi com'è la comunità cagnanese? è difficile. Ed è anche poco generoso generalizzare. Quando si generalizza si perde sempre qualcosa. Volendo generalizzare potrei dire che è poco coesa, che
che è poco propensa ad approfondire le cose, a scoprire la verità, a far valere i diritti umani, che pure progresso ce n'è stato comunque, perché ad esempio se solo pensa alle testimonianze delle donne che ho raccolto e alla condizione della donna di oggi, ne sono stati fatti di passi, passi da gigante. Com'è stata la sua vita da ricercatrice qui a Cagnano? È stata un po' faticosa, perché la ricerca tu la devi finanziare e tu la devi sostenere con delle privazioni, perché lo studio non è un'attività che si fa in compagnia. Lo studio lo devi fare da sola. Per quanto io fossi aiutata dalle alunne, dagli alunni, dai familiari, perché hanno sempre risposto alle nostre domande, facevo fare sempre interviste. La prima vendemmia, diciamo così, della ricerca la facevano gli alunni presso i genitori, le nonne, forse li avrò pure un po' infastidito, forse sono stata pure pesante, però io lo facevo sempre col duplice scopo di interessare, perché so che quando la conoscenza passa attraverso i sensi rimane più impressa nella mente. Anche Vico dice: nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu. Quindi, stimolata da questa cosa e poi stimolata dal bisogno di ricostruire la memoria storica, visto che solo il frate Nicola De Monde si era preso la briga di lasciarci un po' di storia, di raccogliere un po' di storia. E quindi ho cominciato con gli alunni e dicevo: prima ho pubblicato questo libro, prima ancora veramente facemmo questa indagine, ecco qui, questa è una monografia sulla Quarantanna, che era Quarantanna, poi era una pupa di pezza che si suole appendere nei 40 giorni che precedono la Pasqua, che poi Quarantanna in fondo era un po' sinonimo della donna cagnanese, insomma, perché Quarantanna poi viene, ecco, rappresentata come la donna che fila, quindi la donna che lavora. Poi ho puntato l'attenzione su quest'altro sito di Cagnano, San Nicola in Buti, dove c'è un centro, una cella benedettina, ci sono ancora resti di una cella benedettina, e che è stata sede dell'idroscalo negli anni del primo conflitto mondiale. Un altro gioiello del nostro territorio è la grotta di San Michele, di cui ho fatto diverse pubblicazioni, proprio per cercare anche di valorizzarla e di richiamare un po' di turismo religioso in questo caso, perché ci sta questa il pellegrinaggio in grotta. Poi ho scoperto che anche se non è stato sponsorizzato, ben gestito dalle amministrazioni locali, perché purtroppo gli amministratori nostri, almeno da quando io faccio ricerca, sono stati poco attenti a gestire le nostre risorse, a valorizzarle. Anche il lago, il libro che ho scritto sul lago, adesso non ce l'ho qui, sta di là, l'ho intitolato Una risorsa da valorizzare, perché abbiamo quella bella risorsa che sta morendo, anche il lago. E quest'altro libro, eccolo questo, è La Laguna di Varano, edito da Grenzi, un bel libro pure che racconta la storia del lago. Invece qui, ecco, l'agonia feudale e la scalata dei galantuomini racconta il passaggio dal feudalesimo alla nascita della proprietà privata. E ricordo mio nonno che quando incontrava questi signorotti locali, sì, lui era già curvo perché faceva il contadino. Si piegava ancora di più. Si inchinava di fronte. Ma io, fresca di scuola, animata da questo spirito egualitario,
credevo che ci fosse l'uguaglianza. Dicevo, ma nonno, noi siamo uguali, non c'è bisogno che tu faccia questi inchini davanti. Però li chiamavano ancora donne negli anni 70. Ma questi donne da dove sono venuti? Alla fine sono venuti, era gente del posto che si è arricchita andando ad occupare, o usando una metafora, a mangiare il pasto lasciato dai feudatari. Perché tutti i terreni che prima erano del principe, grazie alle leggi eversive della feudalità, sono poi passati nelle loro mani e se ne sono appropriati abusivamente. Loro hanno capito bene però quanto fosse importante l'istruzione, hanno mandato i figli a scuola e sono diventati medici, avvocati e hanno poi gestito il paese, perché sono stati loro i loro nomi si sono ripetuti per un secolo successivamente ad amministrare il paese, ad amministrare anche il welfare, quindi la società, le opere di carità, insomma tutto passava. Ecco perché il popolo di Cagnano è stato sempre servo. E io penso che questo assoggettamento, che è durato secoli e secoli, è ancora presente e fa del cagnanese, secondo me, una persona un po' diffidente, pessimista, che non crede nella sua forza, nei suoi diritti, e per ottenere un qualsiasi diritto o per vederlo realizzato deve sempre ringraziare a questi e a quelli, perché chi ha il potere non crede che il potere sia la facoltà di fare il bene agli altri. Il potere, secondo questi che sono stati al comando, era il potere di tenere assoggettate le persone. E speriamo che presto cambi e che il cagnanese riesca a imporsi a diventare determinato. E speriamo che, perché per poter veramente emanciparsi, ritornando alla domanda sua dell'emancipazione, siamo progrediti? Sì, devo dire, materialmente, perché un po' di benessere comunque c'è. Ma meno moralmente. Il cambiamento c'è stato nelle condizioni di vita, nell'istruzione. Finalmente siamo riusciti ad avere pure la scuola superiore, però abbiamo aspettato il 2000 per avere un edificio scolastico che ospitasse i nostri giovani. E però moralmente, culturalmente, nel vero senso della parola, perché non basta che uno frequenti la scuola, c'è l'analfabetismo di ritorno. Noi qui non abbiamo avuto una libreria, non c'è una libreria a Cagnano, c'è un'edicola che vende poco, qualche giornale. Ecco, penso che bisognerebbe ancora lavorare tanto per avere il progresso, e su questo c'è bisogno di più cultura, proprio più cultura. Grazie allora a Leonarda per questa importante e ricca testimonianza. A cercare di superare individualismo e chiusura di una comunità introversa, la consulta delle associazioni, presieduta da Giuseppe Sansone. Giuseppe Sansone, presidente della consulta delle associazioni. Abbiamo alle nostre spalle un panorama meraviglioso, ma che cos'altro c'è di bello a Cagnano Varano? Allora, Cagnano è un potenziale enorme, e infatti è nata una consulta delle associazioni 2 anni fa, a seguito della costituzione di un comitato fest fatto da associazioni e le 2 comunità parrocchiali. Poi, man mano che le associazioni si sono messe intorno ad un tavolo a guardarci negli occhi, è scaturita questa volontà, insieme all'amministrazione passata, di costituire questa consulta dell'associazione. In questa consulta ne siamo circa 28 associazioni, dalla Proloco alle associazioni sportive, culturali, gastronomiche, che si era prefissa questa consulta. Generalmente avevamo 2 obiettivi, lo sviluppo del territorio, del nostro territorio, che poi, come potete vedere, ha delle potenzialità enormi, e l'inclusione sociale. L'inclusione sociale è importante per noi perché è una comunità piccola, nessuno deve restare solo e emarginato. Siete riusciti a raggiungere questi obiettivi? Noi siamo, sì,
In parte quasi totalmente, perché abbiamo fatto 3 anni di estate cagnanese, ricca di eventi che hanno promosso effettivamente il territorio. Abbiamo avuto anche WhatsApp in una manifestazione fatta a San Nicola in Puto. Poi chiaramente gli ultimi 2 anni non siamo riusciti a farlo l'anno scorso per motivi che sappiamo tutti della pandemia. Però cosa è successo? È successo che queste associazioni, una volta che si sono messe insieme, l'obiettivo era quello proprio di creare tra loro una sinergia, un mutuo soccorso da ambo le parti, dalla sportiva alla culturale. E in questo ci siamo riusciti perché abbiamo avuto dell'estate cagnanese con ricchi di eventi, quasi 2 mesi di eventi quasi giornalieri. Com'è la comunità di Cagnano? Allora, la comunità di Cagnano innanzitutto è ospitale, è una comunità che subito mette a suo agio qualsiasi persona che arriva, però poi è restia in alcune cose, diciamo che affiora un po' di individualismo. Un po' conservatrice. Un po' conservatrice. E infatti la nascita della Consulta era proprio questo desiderio affinché la comunità poi si aprisse. Ed effettivamente qualche risultato c'è stato. C'è stato perché, come sappiamo, i re delle tastiere sono quelli là che possono commentare come vogliono, ma nei momenti in cui ci incontriamo in un tavolo e guardarsi negli occhi già fa cambiare opinione sulle persone. Ora non ci si può più guardare negli occhi, ci si deve guardare da lontano o attraverso gli schermi. Come sta continuando il vostro lavoro? Il nostro lavoro con la nuova amministrazione sta continuando, effettivamente abbiamo degli incontri online per programmare laddove è possibile qualche evento. Qualche evento è stato realizzato proprio in una situazione molto, molto limitata, però c'è stato questa continua ricerca di sentirci e di programmare. Si programma anche perché la Consulta programma tutto l'anno, cioè significa carnevale, significa estate, significa Natale, significa autunno. E in questo effettivamente abbiamo abbracciato tutto l'arco dell'anno in eventi. Eventi che cercano anche di valorizzare quello che è il territorio, come per esempio il lago, come la grotta, come il parco archeologico. Certo, certo, ci sono delle associazioni che in modo specifico stanno trattando questo. Poi non dimentichiamo che Cagnano ha una sagra dei prodotti della specie e dei prodotti tipici da 25 anni. Questa sagra innanzitutto è nata per l'esigenza di il ricavato tutto alla custodia della Chiesa Madre, e negli anni sono stati fatti interventi abbastanza consistenti. Anche lì abbiamo 250 persone addette ai vari stand, sono 9 stand, 250 persone che offrono volontariamente, sacrificando la propria estate molte volte, pur di, ed è un evento che è talmente consolidato. Sono qualche anno che non lo facciamo e la nostra paura è proprio nel riprendere questo evento possiamo avere anche dei problemi che qualcuno dello stand abbandoni. Come si vive a Cagnano dal punto di vista della legalità anche? Allora, mi riallaccio al grave episodio del maresciallo dei carabinieri. Quella fiaccolata ve la ricordate tutti. E beh, quella è nata dalla Consulta dell'associazione. In 3 ore di tempo abbiamo organizzato quella fiaccolata. Cioè noi come associazione condanniamo apertamente questo modo di fare. Ecco perché anche lì le associazioni si stanno pressando molto affinché la legalità in questo paese trionfi. È cambiato qualcosa da quell'episodio, da quel 2019? Io credo di sì. È cambiato nelle coscienze delle persone, del cittadino. Infatti, comunque sia, è stato condannato in un modo ampio e da tutta la popolazione, da qualsiasi fascia sociale, associativa o politica. Che a cambiare debba essere soprattutto la coscienza delle persone, ne sono convinti Mauro e Massimo. La loro è una testimonianza di amarezza e di rabbia verso un paese in cui alla bellezza dei luoghi non corrisponde la capacità delle persone di essere parte attiva di un cambiamento. Massimo e Mauro, dal 2013 da Genova a Cagnano Varano per un'unione civile e anche un ristorante, il Melograno. Un'attività che però da un anno non c'è più, è chiusa
E una scelta che è quella di non restare, di voler andare via di qua. Che cosa è successo in questi anni? Abbiamo provato, perché noi credevamo in questo territorio, perché anche se siamo del nord, le bellezze le si vedono dal nord al sud. Questo è un territorio stupendo, bellissimo, con un lago stupendo, inutilizzato, in parte inutilizzato, perché viene usato solo per l'allevamento, ma a livello turistico non è sfruttato per nulla. Un centro storico bellissimo, con un'enorme potenzialità, che non viene assolutamente sfruttato, anzi sta crollando, sono diverse zone del paese che stanno venendo giù, stanno crollando, e noi credevamo su una rinascita di questo paese. E invece che cosa è successo? Invece noi, dal nostro punto di vista, cioè dal mio punto di vista, si parla di voler crescere, di voler cambiare, di voler, ma non c'è poi questa grande voglia di cambiamento. Perché poi, come in tutti i paesi piccoli, chi viene da fuori dà sempre fastidio. C'è troppa chiusura? Chiusura. Sei sempre quello di fuori, sei sempre l'estraneo, sei sempre quello... A me è stato anche detto, vabbè, questo succede in tutta Italia, cosa pensate voi del nord, ci volete portare via i soldi a noi del sud, dai clienti del ristorante che avevamo? E noi non abbiamo voluto portare via niente, noi abbiamo voluto portare un cambiamento. Noi abbiamo portato dei soldi a questo paese, perché noi abbiamo investito con la nostra moneta, con i nostri sacrifici della nostra vita, per poi ritrovarci un pugno di mosche in mano. E dopo aver fatto tutto questo, sentirsi anche dire da chi ha preso il locale adesso, che il centro storico è rinato grazie a quelli che l'hanno preso adesso, mi sembrano che siano quelle cose proprio ridicole. C'è grande dispiacere quindi per come è finita questa vicenda? Grande dispiacere e grande dolore, perché non è soltanto il dispiacere, è proprio un dolore, perché noi avevamo fatto questo passo non a 20 anni, l'avevamo fatto a 50, e a 50 anni quando tu fai dei passi li fai perché credi veramente in qualcosa. Arrivati qui abbiamo visto che era iniziato questo movimento, che poi man mano è andato scemando, perché adesso non c'è più gente che acquista case, adesso non ce ne sono, si è tutto fermato, e tutto, invece di andare avanti come sembrava, è ritornato indietro. Avevate un'aspettativa completamente diversa, al punto che avete celebrato anche qui la vostra unione. Sì, no, questo grazie anche alla disponibilità del sindaco Costanzucci, che si è reso subito disponibile alla nostra richiesta, immediatamente si è attivato, pur avendo persone vicino a lui contrarie, non proprio, però lui è andato avanti. Infatti è stata una storia che ha fatto notizia. Poi devo dire che lui, una cosa proprio, si nota la persona com'è lui, perché nel momento della celebrazione si è commosso, e quindi si capisce che persona è veramente. Le persone non si capiscono con le parole, si capiscono con i fatti. Ristorante chiuso, adesso che cosa farete? Adesso noi, senza dover ringraziare nessuno, perché qua uno per fare qualcosa deve sempre ringraziare qualcuno, noi non abbiamo mai dovuto ringraziare a nessuno, non dobbiamo niente a nessuno, e grazie a Dio comunque noi lavoro qua ne abbiamo, perché stiamo lavorando, e tutto sommato forse stiamo meglio adesso anche economicamente rispetto a prima, perché comunque lavoro qua ce n'è, per chi ne ha voglia di lavorare. E certo che se uno non ne ha voglia, lavoro non ce n'è. State pensando di andare via? Sì, sto valutando sto cercando, io sono un infermiere e sto cercando delle opportunità per andare via. Che opportunità ne abbiamo già avuto, perché essendo anche stati nell'ambito ospedaliero, sfortunatamente col Covid adesso proposte ce ne sono state, anche per andare all'ospedale di Foggia, varie cliniche e tutto, però proprio noi della Puglia proprio non... No, della Puglia, di questa zona.
della Puglia, di questa zona qui proprio non... Diciamo che non riusciamo a integrarci.